quando vuoi. Ecco, io parlerò appunto di una presenza nuova in questo concetto. Perché questa presenza nuova? Beh, nuova, voglio dire, sono quelle novità come la scoperta della ruota, voglio dire, della dinamite. No, così, prima parlandone giocando e poi perché no, dice, dai, vediamo come funziona risuonare, poi principalmente risuonare in cinque. Questo non l'avevamo mai fatto, l'avevo fatto con loro, con Red non ci avevo mai suonato, per dire, e allora poteva essere una cosa interessante, e principalmente con lui. Ah, questo è vero. Questo... Veruba al posto, veruba al mestiere. No. Suonerete quindi insieme. Sì, sì, certo. Assolutamente. Ecco, ora si prova almeno, ci proviamo. Sì, sì, sì. Con grande fatica. Ma... E ora se vi passate di certo, cominciamo da qua e andiamo. Ecco, esatto. Dunque, appunto, ritorno nei grandi spazi dopo un po' di tempo nei teatri, avete festeggiato i 25 anni. Ecco, com'è questo concerto, proprio a parole? Ma diciamo così che è il primo concerto dopo il 25ennale, quindi anno primo, gioco nuovo, ritorniamo agli spazi che ci sono più congeniali e diciamo che ci torniamo con un'esperienza particolare, quella cioè della rilettura dei nostri 25 anni precedenti, dove nel montare il concerto dell'altro anno, quello rigorosamente teatrale, ci siamo trovati a riguardare le nostre foto, a ricordare un pochino tutto quello che ci è successo e quindi abbiamo così riallestito una cosa alla grande, addirittura troppo perché sembra che ci entriamo a malapena in 9 palasport italiani quindi, e ci stanno anche un pelino stretti, però diciamo che è un tornare negli spazi che ci sono più congeniali, davanti a tanta gente con un concerto alla PU. A proposito di successi, cosa si prova, questa è una domanda che vi avranno fatto in molti, cioè a veramente passare oltre le mode, oltre ai pochi anni, cioè riuscire sempre a proporre qualcosa che piaccia ai giovani? Beh, sempre una grande emozione, ad esempio noi siamo usciti da un mese con questo nostro album Cielo Blu e siamo andati pochissimi giorni prima in classifica e abbiamo vinto il disco di platino prima che uscisse, per cui penso che per un artista è veramente una cosa straordinaria, gratificante. Non finiremo mai di stupirci noi stessi, no? Per cui abbiamo avuto talmente tanto e stiamo avendo talmente tanto da questo nostro lavoro, dal pubblico che ogni sera lo vediamo, ripeto, tutte le sere davanti a noi con l'entusiasmo e questo rinnovo continuamente generazionale, lo vediamo anche in questi concerti dove nelle primissime file ci sono le tredicenni, i quindicenni, per cui dei ragazzi che quando noi siamo nati non erano addirittura ancora nati, per cui è veramente una grande cosa che io penso che ogni artista vorrebbe avere e noi siamo penso tra i pochi a provare questo miracolo e a vivere questo miracolo e che si rinnova continuamente fortunatamente per noi. Ok, allora voi nei vostri 25 anni avete avuto anche un impegno politico, ecologico e lo si vede anche in questa tournée, so che a Roma la serata sarà dedicata alla Croce Rossa, in particolare alla Somalia e a questi problemi. Ecco, perché questo impegno politico e ecologico e sociale? Ma lo chiamerei più che altro, hai detto giusto alla fine, lo chiamerei un impegno sociale. Noi siamo cresciuti, eravamo dei ragazzini quando cantavamo O Piccola Chetti, ed era giusto cantare O Piccola Chetti, siamo cresciuti, siamo diventati grandi, molti di noi sono dei padri di famiglia, per cui è giusto anche pensare un attimino a utilizzare questo chiamiamolo così ascendente che abbiamo in chi ci viene ad ascoltare tutte le sere, di sfruttare questa fortuna che abbiamo di avere tanta gente che viene tutte le sere ad ascoltarci per fare qualcosa che magari è anche un po' più importante, che comunque va al di là della musica, poter intervenire non trovando le soluzioni o dando i grandi messaggi, ma suggerendo e facendo notare i problemi, puntando il dito sulle cose che non vanno, credo che sia un dovere, o quantomeno noi da uomini più che da musicisti lo sentiamo, e in quanto musicisti lo sfruttiamo questo nostro mestiere per raccontare qualcosa che ci viene ad ascoltare, soprattutto a quelli che saranno gli uomini e i governanti di domani. Questo nuovo LP che appunto sta avendo già un grande successo, e appunto quali sono le caratteristiche? Ricorda più gli esordi, ricorda più gli ultimi periodi? Quali sono le caratteristiche? Per chi lo deve comprare? Ma forse una caratteristica in maniera particolare non c'è, una serie di
caratteristiche particolari dei Pooh, di una maniera di fare musica che è iniziata 25 anni fa, probabilmente di conseguenza al fatto di avere fatto una tournée appunto in teatro, abbiamo così avuto la possibilità magari di dare una rilettura a noi stessi, a quello che siamo stati nel corso di questi anni, e di capire quali erano le cose importanti e le maniere giuste di fare musica piuttosto che quelle che ci hanno dato meno soddisfazione, per cui al momento di fare un nuovo long playing dopo una festa così grande che è appunto quella del 25 annale, abbiamo fatto così un compendio delle cose più belle, quelle che ci gratificavano soprattutto come persone oltre che come musicisti. È un play molto diretto, un play molto umano, dove i testi hanno una grossa importanza, dove la maniera di suonare è molto diretta, è molto, ecco, l'unica cosa veramente che ci ricollega alla vecchia maniera di fare musica è quando ci si metteva in quattro dentro una cantina, buona la prima, ecco, questo è rimasto nel corso di questi 25 anni ed è un po' un trade union dai primi dischi al Cielo Blu Supernuvolo, che è il primo del nuovo, speriamo, 25 anni. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Sì, ti ricedo. Quando vuoi. Ma praticamente siamo arrivati alla partenza di questo tour e invece di portarmi sopra il palco dove sono capaci tutti, io li porto sotto invece in miniera, dove ci sono tutte quelle situazioni che in qualche maniera fanno in modo che noi là sopra alla fine si suoni. Cominciamo con questa cosa qui in russo, perché noi abbiamo un tecnico russo che si chiama Vadim, che scrive e manda tutte quelle che sono i magazzini dei suoni che poi noi richiamiamo suonando di sopra. Più avanti di qua invece abbiamo tutti gli split che portano i vari suoni al monitoraggio, cioè alla maniera per fare in modo che noi da lì sopra si riesca a sentire quello che facciamo. E ancora di qua, colpo di scena, qui abbiamo la batteria di Valerio Negrini, che a un certo momento del concerto viene mandata di sopra al palco tramite una pedana idraulica, che eccola qua, e adesso voi la vedete super aria, invece questa scende di sotto con i suoi, voilà, pistoni, e porta il giocattolo di sopra. Di qua invece, se noi camminiamo in questo tunnel, ci troviamo a un certo momento, vieni vieni, eccoci di qua, qui c'è un pianoforte, come vedi, di qua, è quello che a un certo momento sale di sopra sempre tramite quella pedana idraulica che vedi laggiù in fondo e che ci fa suonare in un momento particolare appunto con il pianoforte. Da qua avanti ancora, qui abbiamo tutti gli strumenti che in qualche maniera devono salire di sopra. Questo è il contrabbasso di 50 primavere, questi sono tutti gli amplificatori di Dodi che comandano le casse che sono da questa parte di qua e che vengono praticamente a farsi ascoltare tramite queste grate di ferro che comunicano con il palco di sopra, quindi tutto il monitoraggio, tutti gli amplificatori, praticamente tutto quello che serve per ascoltarci noi sul palco viene da sotto di qua. Ancora là dietro ci sono degli altri strumenti che servono per altri momenti particolari che vengono tirati su sempre da queste pedane, e dalla parte di là più o meno c'è tutto quello che avete visto di qua, e così a specchio, no? In maniera che se qualcosa dovesse non funzionare da questa parte, parte da parte opposta. Questo più o meno è tutto, però vi assicuro che visto da sopra è molto più carino. Raffaele.